Ciao carissimi, oggi prepariamo insieme un'altra ricetta per l'estate da bere e da gustare. Guardate che bellissimo colore questo smoothie. Ecco a voi la ricetta. Ah, per il nostro smoothie ci servono quante pesche? Tre. Tre sono? Sì. Ah. Poi il ghiaccetto che si sta squagliando nel frattempo, un pezzetto di radice di zenzero, un yogurt da 125 grammi e qualche goccia di limone. Noi andiamo sempre ad utilizzare il nostro fantastico, come si chiama, frullatore portatile. Vadi, dottore. Allora, pesche. Che famo? Aggiungiamo le pesche. Fatto questo, andiamo a mettere qualche gocciolino di limone. Ma buttato addosso. Sta pure con straccetto. Vabbè. Vabbè, senza buttarselo addosso, qualche goccetta di limone. Ma questa è un po' più di una goccetta, però vabbè. Diciamo 10 grammi di limone. Poi il pezzetto di zenzero. Fatto questo, mettiamo lo yogurt, vediamo se ci riesce a mettercelo dentro. Può essere di sì, ce l'abbiamo fatta, olè! Quanti? Quattro. Com'era il detto? No. Più ce ne entra, più ce ne cape? No. Via. Chiudiamo. Lo potete fare pure in un altro frullatore, ovviamente. Col mixer? Mi sa di no. Il mini meeper. Sì, ma non viene qua. Viene più spumoso. Effettivamente c'ha un colore bellissimo, eh. Un bel colore. È fresco al tatto. Fino adesso quello potevo fare. È pronto. Qua. E questo anche è ricco di sali minerali che in questo periodo estivo, soprattutto che ne perdiamo tantissimi, è perfetto. Il sapore è veramente delizioso, è fresca fresca ed è una ricetta veramente perfetta per questo periodo perché è ricca di sali minerali e nutriente con poche calorie. Se la ricetta vi è piaciuta, lasciateci un like, se vi fa piacere un commento. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Ci trovate anche su Instagram sempre con il nome A Casa di Apicio. Se vi fa piacere, condividete il nostro video con gli amici per farci crescere. Buon appetito, piatto pulito! Pulito. Ciao!